Qui siamo già sulla traccia, eh? Poi saltiamo subito dentro qua, dentro Zindre. Ecco, questo qua è il canale dell'Aquila che gli atleti percorreranno per la prima volta in salita, a piedi. Dalla cima del canale si ricalzano gli sci e si sale verso il rifugio Mantova. Mantova, ricordiamolo, è il primo cancello orario, tre ore dalla partenza da Gressonella Trinity. Gli atleti devono legarsi in cordata, quindi oltrepassano il cancello tutti assieme. Il naso dell'Iscam, un ghiacciaio in condizioni discrete, non ottimali perché è stato molto spazzato dai forti venti. Cosa dite Dodo e Alex del naso? Attaccare sul solito pendio o portarsi più a sinistra in quel canale tra le rocce? Sì, eh? Ho anche addirittura più le roccette più a sinistra, sai? Secondo me la zona del naso dell'Iscam, lì a sinistra sulle roccette, è la zona decisamente più sicura. Il pendio qua di fronte a noi molto spesso genera una valanga anche di grosse proporzioni. Invece le roccette là a sinistra sono decisamente più sicure. Oggi ci sono condizioni di vento decisamente impetuose a questa quota. Vediamo la sommità del naso dove poi si scollina e abbiamo qua alla nostra destra il percorso di discesa. Adesso presenta anche una parte molto spazzata dal vento in cui affiora del ghiaccio. Questa sarà una zona in cui dovremo lavorare parecchio per l'attrezzatura. Di fronte a noi il rifugio Quintino Sella, il secondo cancello orario, 6 ore dalla partenza. Qui è il punto dove si arriva dal naso dell'Iscam con una leggera discesa, non ci sarà bisogno di particolari spinte, e qui si ricalzano gli sci con le pelli per salire fino ai piedi del Felic, del pendio ripido del Felic, dove gli sci vanno di nuovo tolti, messi sullo zaino e calzati i ramponi per percorrere tutta la cresta del Castore. Punta Felic, qua proprio sotto di noi. Si sta avvicinando l'anticima. L'anticima dove normalmente posizioniamo un altro bivacco di emergenza per i rifornimenti, e poi la vetta del Castore, 4.226 metri. La cresta, l'inizio della cresta di discesa. E tra poco sotto di noi si apre la parete ovest del Castore. Anche questa presenta qualche affioramento di ghiaccio in questo momento, ma in condizioni discrete. Ovviamente anche questa discesa richiederà una messa in sicurezza piuttosto importante, ci saranno più linee di corde fisse per consentire la discesa in sicurezza. E adesso di fronte a noi, lungo la prima parte di discesa fino alla Porta Nera, poi da lì si rimettono le pelli di foca per salire al Colle del Brighton. Là in fondo, di fronte a noi, di fronte al Cervino, il Colle del Brighton. 3.800 metri, da lì inizia la picchiata verso Cervinia, 12 km di discesa fino ai 2.000 metri di Cervinia.